Buonasera, buonasera, ancora buonasera. Oggi manca Cristina perché, poverina, sta soffrendo l'amore, ragazze. Il suo uomo, diciamo, uomo l'ha lasciata perché, non so, perché coi tanti, diciamo, sono discorsi che non ha tanto anche da dire. Comunque, passiamo al dunque, lo stile essere interisti è uno stile di vita unico. Essere interisti non è da tutti, perché essere interisti vuol dire triplete, essere interisti vuol dire mai stati inseriti, essere interisti vuol dire unici, vuol dire, per esempio, insegnare a un bambino, essere interisti per un bambino e non essere mai stati coinvolti in scandali sportivi, mai essere stati mai coinvolti in nessun aggiustamento di una partita. Essere interisti è anche essere belle persone, perché guardate un attimo, metti una tifosa interista e poi metti una rubentina o una milanista, non c'è paragone, le tifose interiste sono unico, perché essere interista non ti puoi improvvisare, essere interista ci devi nascere, non è che ti alzi la mattina e ci sono interista. Essere interista non è da tutti, essere interista sono delle persone unite. Essere interista vuol dire tutto, vuol dire terza mattina sono interista, già la giornata comincia veramente bene, che ragazzi miei, l'unica squadra in Italia che non ha mai visto la Serie B, non ha mai giocato in Serie B, l'unica squadra che ha fatto questo benedetto triplete quando c'è il calcio italiano è stata solo ed esclusivamente l'Internazionale di Milano. Essere interista è uno stile di vita unico. Essere interista, essere, vuol dire superiore a tutti. Essere interista è questo. Poi gli altri magari, sì, tifano per qualche squadra, ma sono sempre squadretti. Io voglio una squadra che gioca con l'Albino Leffe, voglio Bellari, dai. E vi posso dire, come questi pezzi di lunedì, la gente se la possono sognare o la ricerca. Essere interista vuol dire unici in tutto, è buono, è buono. Non è detto che sei giuventino, soprattutto arrabbi tu, il mio cagnolino. Lo so, quelli rubano, ma adesso non ci sono. Sempre, ma la cuccia che non ruba, non ve lo faccio anche vedere, perché come dico, Rubentini abbaia. Guardate che bello, questo è essere interista, vuol dire questo qua è nato, cioè. Vedi, come gli interista mi dà il bacino, se io dico Juventino, non è per stampa. Comunque, essere interista. Bisogna vivere quello che abbiamo vissuto noi nel 2010, inutile che sto qui, mi viene la palpitazione, ci penso. Buonasera.